cristiani, due punti fermi da credere e da testimoniare agli altri. Una si chiama Gesù e una si chiama vita eterna, cioè due capisaldi della nostra fede. Cosa vuole dire, cosa vuole dire Gesù? Che cosa ci risolve la vita di Gesù? Ci dice una cosa semplicissima, che Dio non si è limitato a guardare e soffrire dall'altro, è venuto Lui a prendere la nostra sofferenza, ha preso su di sé tutti i dolori del mondo. Cosa si fa per convincere qualcuno, io voglio convincere Ciro, che una tazza di tè che gli do non è avvelenata? Sapete che alle volte questo è un trucco di dare una qualcosa di avvelenato, per, no? Qual è la prova migliore che gli posso dare che questa non è avvelenata? Quello di berlo io prima di davanti a lui, vero? Così ha fatto Dio con noi, ha bevuto il calice della passione davanti al mondo prima di noi, per convincerci che non c'è veleno dentro, che Gesù l'ha redenta la sofferenza e che dopo di lui la sofferenza è redenta e la causa di redenzione, ed è quello che salva il mondo nonostante tutte le sue la cattiveria del mondo. La sofferenza è una specie di ottavo sacramento che alla fine non sappiamo bene, non sta a noi dirlo, ma alla fine sarà quello che salva il mondo. Questa immensa sofferenza sale, il sale della terra. Poi c'è l'altro caposaldo, che è la vita eterna. Cioè, se noi non teniamo viva la fede che esiste una vita oltre la morte, allora sì che la sofferenza diventa assurda. Allora sì. Perché ci sono milioni, miliardi di persone che sono discriminate, cioè non possono neppure partecipare alla corsa per la felicità, per il benessere, perché sono inchiodati dalla nascita, dalla sottocultura, dal paese dove vivono, sono inchiodati proprio a rimanere, lo sappiamo bene, perché è quello che avviene nel mondo anche oggi, no? Dunque se non ci fosse la fede che c'è una vita eterna, allora sì che sarebbe difficile giustificare Dio che permette la sofferenza. Ma Dio ha l'eternità per ristabilire le cose. Io dico, Dio ha l'eternità per farsi perdonare. Per farsi perdonare che ha permesso tanta sofferenza nel mondo. Dio ha l'eternità. E dice l'Apocalisse che quando arriva una creatura sulle soglie della vita eterna, trova Dio che è pronto per asciugare ogni lacrima e sentirsi dire, non c'è più lutto, non c'è più morte, tutto è finito, io faccio nuove tutte le cose. Guai a noi se lasciamo cadere la fede nella vita eterna. Ed è facile. Io vorrei domandare quanti di voi hanno sentito una predica proprio tutta sulla vita eterna. Bravissimo. E c'è una spiegazione di questo. Il marxismo aveva instillato l'idea che parlare della vita eterna significa evadere dai compiti di questo mondo, dal cambiare il mondo, era un'alienazione. E i cristiani si sono fatti dividere, allora hanno parlato più di impegno sociale che non di vita eterna, che si è parlato di tutte e due. I cristiani sprecano in cielo i tesori destinati alla terra. Ci siamo lasciati dividere, per cui si parla poco della vita eterna, ma se cade l'orizzonte della vita eterna, allora sì che è difficile. Alcuni anni fa in Inghilterra ci fu una campagna ateistica promossa da un ateo famoso, Richard Dawkins, e questa campagna di ateismo militante aveva coniato uno slogan che per mesi e mesi era scritto su tutti i bus di Londra. Diceva: God probably doesn't exist, so stop worrying and enjoy life. Voi sapete tutto l'inglese, quindi, però lo traduco lo stesso per vostra convenienza. Dio probabilmente non esiste, allora smetti di tormentarti e goditi la vita. Questo è lo storico. E ho avuto occasione diverse volte anche in Inghilterra, anche il mese di aprile scorso in un incontro che abbiamo fatto in Londra,
di discutere questo slogan. L'elemento più micidiale di questo slogan non è la premessa, Dio probabilmente non esiste, perché questo è un'ipotesi, non puoi dimostrarla, no? Eppure loro. È quello che segue. Dunque, smetti di tormentarti e goditi la vita, perché questo suppone che la fede sia nemica della gioia. Se ti sbarazzi dalla fede, avrai più possibilità di godere questo mondo. Ora, io facevo notare a questi delle donne. Voi immaginate che una mamma che ha perso il figlio legge quello slogan. Oppure uno che viene dagli orrori della guerra, arriva a Londra e legge quello slogan. Si sente dire, oh sai, Dio lo sai che non esiste, quindi smetti di tormentarti e goditi la vita. Cioè togli alla persona l'ultima speranza che ha di una rivalsa. Allora sì che la sofferenza diventa assurda. Se non crediamo in una vita eterna, la sofferenza umana è assurda. È assurda. E noi cristiani abbiamo questo compito, questo dovere di tenere viva, prima di tutto mostrando che noi siamo persone che hanno un orizzonte della vita eterna davanti e che non giocano, non si comportano come se tutto si decidesse qui, come se tutto si decidesse nel conto in banca. Domani non sai che cosa sarà di te, dice Gesù. Una volta a Rimini, sapete che a Rimini ci sono gli incontri di rinnovamento, una volta raggiungeva circa l'anno nell'89 con 50.000 persone, e io dovevo parlare, il Signore mi ispirò di parlare dell'eternità. Ma era un grido che ripetevo continuamente, eternità, eternità, e portavo l'esempio sul grido che si levò dalla caravella di Cristoforo Colombo quando, dopo aver perso quasi tutte le speranze, si vide la terra ferma. E allora tutti dovevano dire, terra, terra! E io gridavo, eternità, eternità, e facevo ricredere a queste 50.000 persone, che dicevano, eternità, eternità, eternità. Tanto che si sentiva fuori dai padiglioni della fiera, pure questo, che la gente si domandava cosa aveva preso la gente. Alcuni poi fecero degli stick, quelli che si mettono sugli adesivi sulle auto, no? E c'era una I che voi sapete tutti quanti, ormai la pubblicità la usa molte volte, la I significa io in inglese, no? Poi c'era un cuore, di solito è io amo New York, io amo il mio cane, no, questo diceva io amo eternità, io hai cuore eternità. Ancora ne ho qualcuna di queste stick. Dobbiamo recuperare allora questa fede nell'eternità. Se mi permettete, cerchiamo anche di tirare qualche conclusione da questo, oltre a quelle conclusioni di fede che abbiamo già tirato per rinnovare la nostra fede, ma anche praticamente. Qual è la prima conclusione che la scrittura tira dopo aver parlato dell'amore di Dio? Beh, la prima assoluta, non ci si pensa abbastanza, non è di amare Dio, neppure amarsi, amare il prossimo. La prima reazione, ce lo dice Giovanni, noi abbiamo creduto nell'amore di Dio. Credere nell'amore. Mi pare facile? Sembra facile, però se può credere nell'amore. È una delle cose più rare degli esseri umani, che credono che Dio li ami personalmente con amore infinito e eterno. Questo ci vuole lo Spirito Santo. Ci vuole lo Spirito Santo che dentro ci convinca che tu, io, ognuno di noi è amato da Dio. Singolarmente. Dunque la prima conclusione è credere nell'amore di Dio. Vogliamo proclamarlo insieme? Noi crediamo nell'amore di Dio? Diciamolo insieme. Noi crediamo nell'amore di Dio. Allora aggiungiamo, Spirito Santo, Spirito Santo, aiutaci a credere nell'amore di Dio. Aiutaci a credere nell'amore di Dio. E fondi nei nostri cuori l'amore di Dio. E fondi nei nostri cuori l'amore di Dio. Sì, dopo questo, dopo credere, c'è un'altra conseguenza, che è quella che dice Gesù, se io vi ho tanto amati, anche voi.